Sono 19 i nuovi positivi al Covid nella città di Agropoli. Al contempo, dall'amministrazione comunale viene segnalata anche una guarigione. Il totale dunque dei positivi attuali in città è quindi di 223 contagi. Di questi, 6 però non sono residenti ad Agropoli e non si segnalano casi gravi. Era un numero assolutamente prevedibile nei modi e nelle condizioni ed è in linea con le situazioni nazionali e regionali, così il primo cittadino Adamo Coppola riguardo ai 223 contagi attuali nella città di Agropoli nel video che ha pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook per aggiornare i cittadini della situazione attuale. La prima considerazione che voglio fare, insomma, è che non dobbiamo perdere la calma, non dobbiamo esagerare negli approcci e negli atteggiamenti, perché è una cosa che sapevamo che poteva accadere, sta accadendo, non è Agropoli diverso dal resto della regione, diverso dalla nostra nazione, che come vedete ha un andamento abbastanza chiaro sull'incremento dei numeri, ma fortunatamente con numeri più bassi rispetto al passato di situazioni gravi. Quindi questo è ciò che succede e ne dobbiamo prendere atto. Complessivamente in città oggi abbiamo 223 positivi, che certamente è un numero elevato a cui non eravamo mai arrivati, ma è un numero che nei modi e nelle condizioni era un numero assolutamente prevedibile che potevamo raggiungere, è un numero in linea con quelle che sono le situazioni nazionali e regionali, anzi vi dirò di più, il tasso di positività rispetto ai tamponi per Agropoli è del 5,63%, rispetto al 6,8% della regione Campania. Quindi è chiaro che siamo al di sotto della media regionale e questo è un dato, insomma, da tenere in debita considerazione. La maggiore percentuale dei casi naturalmente è come era prevedibile, che questa, diciamo, novità rispetto alla situazione del passato si va a concentrare sull'età 19-26. Questo è un dato naturalmente in controtendenza con il passato, però è anche un altro dato nuovo che è in linea con quello che sta succedendo a livello nazionale. È inutile dire, lo sapete, che fortunatamente la maggioranza dei casi prevede una situazione di condizione di pochissimi sintomi, la maggioranza sono asintomatici e questo naturalmente è anche un effetto che è determinato dalla vaccinazione di massa a cui diciamo sottoposti. Nonostante ciò, il primo cittadino invita tutti a rispettare le regole e a indossare la mascherina FFP2 e rassicura, sottolineando che non c'è motivo di perdere la calma e soprattutto il controllo. Dobbiamo naturalmente proseguire con l'atteggiamento prudente di distanziamento, di utilizzo della mascherina, ancor di più. Sapete, le normative hanno implementato l'utilizzo della mascherina con l'utilizzo della mascherina più sicura, la FFP2, quindi ci dobbiamo muovere in questo contesto in maniera concreta. Ma voglio veramente rassicurarvi, non per come dire, gettare utilmente acqua sul fuoco, ma perché realmente non c'è motivo di perdere la calma e di perdere il controllo. Atteso che poi perdere la calma non è mai un fatto positivo. Quindi vi rassicuro sul fatto che la situazione è sotto controllo. È chiaro che non siamo contenti che i numeri si incrementano, ma tant'è, dobbiamo affrontarlo. E l'affronteremo e vi garantisco che anche questo periodo così difficile passerà. Resterà da vedere un altro aspetto molto importante, se effettivamente dalle parole il sindaco passerà ai fatti per quanto riguarda l'intensificazione dei controlli nei prossimi giorni da parte delle forze dell'ordine. Che riguarda i provvedimenti nei prossimi giorni, però voglio essere chiaro e franco come sono sempre stato. È chiaro che io ho dato indicazione puntuale alla Polizia Municipale, lo abbiamo fatto anche di concerto con i carabinieri, che i controlli saranno intensificati. Sarà intensificato il controllo delle mascherine, sarà intensificato il controllo sui locali, sarà intensificato il controllo dove si svolgeranno le attività e le manifestazioni. Quindi non stiamo qui a dire che chiudiamo i locali, non è una nostra, non è nelle nostre corde, nella nostra volontà, nella nostra possibilità di farlo, ma è pur chiaro che noi vi stiamo dicendo che i controlli saranno assolutamente rigidi rispetto a questo. Quindi eventi per i prossimi giorni, relazione a assembramenti, relazione a eventi nei locali che non seguono strettamente
i principi e le indicazioni normative saranno severamente puniti. Questo ve lo dico con molta chiarezza, ve lo dico prima che si arrivi al prossimo weekend di festeggiamento del primo dell'anno, ma dobbiamo essere chiari e certi che tutto questo si farà in maniera decisa.